Easy è un prodotto innovativo nel mondo dell'e-commerce sul B2C e riguarda il mondo dell'industria del trade. L'obiettivo di questo prodotto è quello di vendere e commercializzare i prodotti di marca ed allungare un ciclo di vita dei prodotti attraverso un'attività di mediatica, di comunicazione, di branding, e questo prova poi dei risvolti verso il consumatore in un'ottica di qualità e di convenienza. Il logo lo utilizzeremo a 360 gradi, prima di tutto sull'etichetta. Abbiamo già fatto partire la produzione delle prime etichette e dopodiché anche su tutti i mezzi di comunicazione più classici, la televisione, la fissione e anche la stampa. Però fondamentalmente per noi quello che è importante è averlo sull'etichetta del prodotto, perché quella è la comunicazione che rimane a scaffale per tutto l'anno e quindi che è visibile costantemente. Cominceremo subito ad utilizzarlo sul packaging del prodotto eletto e successivamente in primavera cominceremo a utilizzarlo sui vari media web e social che abbiamo in programma per promuovere il prodotto eletto. Utilizzeremo il logo eletto prodotto dell'anno su tutti i punti di contatto con il nostro consumatore, quindi a partire dai packaging di prodotto, alla televisione, ai materiali promozionali e quelli di visibilità sul punto vendita. L'obiettivo è quello di sfruttare il volano che questo riconoscimento riesce a dare. Sicuramente siamo lieti di aver vinto questa meravigliosa, chiamiamola gara, una gara diremo del gusto, del buon gusto, che noi ci teniamo molto perché insomma lavoriamo da 50 anni e qualche piccola soddisfazione mo che ce la prendiamo. Il prodotto dell'anno è particolarmente credibile perché incide dell'apprezzamento dei consumatori, allora influenza positivamente la scelta di acquisto. Allora, chi sia noi, chi sia il consumatore, siamo tutti vincenti. Siamo molto orgogliosi in quanto è il primo anno in cui viene eletto prodotto dell'anno un prodotto della fascia elettrico e quindi questo ci speriamo che serva molto per il nostro sell out per la vendita. Quest'anno abbiamo lanciato in occasione del Cibus di Parma due linee, di cui una è quella che verrà premiata questa sera, che è la Martini Delight, con la quale abbiamo cercato di creare un'alternativa al prodotto tradizionale nell'ambito delle carni, quindi su prodotti dove è anche molto difficile innovare. Abbiamo lavorato per mantenere inalterato il gusto dei prodotti come quelli nostri tradizionali, ma lavorando sulle percentuali di grassi in meno. Credo che i consumatori abbiano scelto questo prodotto, ne abbiano riconosciuto il valore d'uso e abbiamo nobilitato un prodotto che è già ampiamente amato dal pubblico, quale il ketchup, con un ingrediente tutto italiano, frutto del patrimonio gastronomico italiano. Innovare è facile? No, assolutamente no, perché ormai è stato inventato tutto o quasi tutto, ed è per quello che con questo quasi si riesce ancora a lavorare in maniera molto creativa, anche su un banale lavapavimenti. Colgate da sempre cerca di rinnovare il proprio portafoglio prodotti con innovazioni che rispondono alle esigenze di consumatori sempre più evoluti. Quindi ricevere questa sera quello che è il simbolo dell'innovazione che ci è stato riconosciuto da più di 12.000 consumatori significa aver raggiunto il nostro obiettivo e quindi è un grande onore oggi ricevere questo premio. Crediamo molto nell'innovazione a tal punto da avere una divisione interna che gestisce tutto ciò che è l'innovazione, tutto ciò che sono la ricerca di mercato, e in un momento così particolare, così complicato della vita economica del paese e del nostro mercato, l'innovazione è sicuramente strategica e indispensabile. È il riconoscimento finale da parte del consumatore che il prodotto nuovo, l'innovazione è gradita, e questo ci dà anche ulteriori stimoli per continuare nel percorso di innovazione, perché noi come azienda, come San Pellegrino, crediamo che sia fondamentale continuare anche a proporre prodotti nuovi. Per Nive è la prima volta che partecipiamo al prodotto dell'anno, quindi è sicuramente qualcosa di molto importante avere un riconoscimento del consumatore, soprattutto in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo, dove il consumatore ha bisogno di essere rassicurato sulle proprie scelte, e di sicuro una scelta che viene raccomandata e fatta proprio dalle persone che acquistano e provano il prodotto è quanto di meglio ci possa essere per rassicurare che si sta facendo la scelta giusta.